Latte fattaccio. Un inizio col botto non è soltanto un modo di dire. Il Festival della Fotografia Etica di Lodi è partito davvero alla grande e le code che hanno portato centinaia di visitatori in Piazza Broletto per munirsi di questo braccialetto, utile ad assistere a tutte e 19 le mostre che fino al 25 ottobre faranno di Lodi la capitale del fotoreportage impegnato, sono solo uno dei motivi di soddisfazione per gli organizzatori. Con la prima giornata del festival, infatti, è arrivata anche la prima premiazione del festival. All'interno del World Report Award è stato infatti assegnato il Master Award a Giulio Piscitelli per un lavoro, From There to Here, che racconta in prima persona uno dei grandi temi d'attualità che stiamo vivendo, quello dei flussi migratori. Flussi che da terre martoriate, come quelle africane, ad esempio la Tunisia o il Medio Oriente, portano centinaia di migliaia di persone a cercare nella vecchia Europa un paradiso che purtroppo però spesso non esiste. Allora, questo lavoro nasce come nasce per caso, perché io seguivo fenomeni di attualità per l'agenzia con la quale lavoravo e sul territorio italiano ho incominciato a seguire le questioni di Rosarno, gli arrivi a Lampedusa, ma anche la questione dell'immigrazione nella mia stessa città, Napoli. Dopo una serie di eventi legati anche alla possibilità di lavorare all'estero, quindi in Tunisia e in altri luoghi, ho incominciato a pensare alla possibilità di espandere il lavoro e la possibilità di creare una documentazione fotografica per immagini che potesse raccontare questo fenomeno così importante che appunto va a in qualche modo influenzare anche le decisioni politiche del nostro tempo. Anno dopo anno, adesso siamo al quinto anno che porto avanti questo lavoro, spero che esso possa in qualche modo rappresentare un archivio di immagini, un archivio storico per immagini di ciò che sta accadendo in qualche modo, che possa andare a raccontare le situazioni di attualità, quindi di news, perché è importante fare anche farlo, ma allo stesso tempo cercando anche di scavare un po' oltre la news, sviscerando questo fenomeno quanto più possibile nelle sue diverse sfaccettature. La prospettiva deve essere questa. Io spero che questi eventi che noi stiamo vivendo possano in qualche modo creare un punto di domanda in chi governa nel rendersi conto che è necessario creare un'eguaglianza nella possibilità di viaggiare delle persone, perché in realtà è questo il punto fondamentale del problema, cioè c'è chi può muoversi e chi non può farlo e la crisi è legata a questo. Se le persone potessero muoversi in maniera normale, forse questo tipo di crisi non ci sarebbe, non ci sarebbero i morti, non ci sarebbero i contrabbandieri, non ci sarebbero i mercanti di uomini, eccetera, eccetera. Grazie mille Giulio e congratulazioni per il premio che hai vinto. Grazie mille.